Lo sconto al piano antideficit arriva in cambio di una riduzione dell'orario di apertura delle guardie mediche turistiche nel periodo estivo, con conseguenti turni più brevi per i medici e relativi costi inferiori per l'amministrazione. In questo modo la Regione recupererà somme equivalenti a quelle che perderà lasciando in funzione le 10 strutture che intendeva chiudere. Lunedì la Galla incontrerà i manager illustrando il nuovo piano. Abbiamo stabilito i nuovi criteri, spiega l'assessore, per scegliere le strutture da sopprimere, ora toccherà ai manager. Non bisogna penalizzare le comunità rurali e geograficamente più marginali, dove la guardia medica costituisce l'unico riferimento sanitario nelle ore notturne e nei festivi. Occorrerà quindi ridurre il più possibile nelle città. Fra ottobre e gennaio dovevamo chiudere 69 strutture, 47 subito e 22 all'inizio del nuovo anno. Ora potremo fermarci a 59 in un'unica soluzione. Infine, il 1 gennaio 2009 verranno chiuse le ultime 20 guardie mediche. Secondo Nino Dina dell'UDC, la Galla sta recuperando le indicazioni emerse nel corso di un vertice di maggioranza, durante il quale è stato sottolineato che i tagli potranno riguardare solo i grandi centri. Pino Apprendi, dei DS, ricorda però che la soppressione delle guardie mediche è un abbassamento dei livelli assistenziali sul territorio. La riduzione dei presidi dirotterà la gente, anche per le prestazioni più semplici, verso strutture sanitarie economicamente più esigenti, come il 118 e il pronto soccorso.